benissimo, anche perché molte cose che avrei voluto dire già sono state dette, nel senso, io volevo presentare il lavoro che come forum lavoro stavamo facendo. Noi stiamo studiando in questa fase in maniera approfondita e stiamo lavorando per organizzare un convegno sul tema delle partecipate. Lo volevamo presentare in questa sede perché evidentemente quando si parla di bilancio a Roma non si può non parlare di partecipate. E l'idea che ci ha spinto insomma, in questa fase è quella di cominciare a ragionare, cioè a mappare quello che è la situazione del lavoro a Roma e cercare di avere abbiamo la grande ambizione in qualche modo di costruire una sinistra in questa città che abbia come obiettivo centrale quello del rappresentare chi non è più rappresentato, cioè i lavoratori. È un'opera come dire, titanica come approccio, però insomma pensiamo vada assolutamente affrontato, uno dei temi dei quali pensiamo sia assolutamente indispensabile partire, per questo lo presentiamo qua, perché c'è un'interconnessione strettissima, è proprio quelle delle municipalizzate. L'interconnessione sta anche per esempio nell'articolo del giornale di stamattina che parlava della privatizzazione della farmaca e anche della smentita anche a seguito dell'intervento di Stefano Fassina. Ma sulla questione delle partecipate noi vogliamo, come dire, affrontare il tema in maniera rigorosa e chiara, avendo un obiettivo che sappiamo non essere semplice, cioè l'obiettivo è quello di riuscire a, come dire, a cambiare quella idea profondamente sedimentata in questo paese e nell'Occidente, cioè che privatizzare è bello e che è la soluzione per risolvere tutti quanti i problemi. Quello che abbiamo visto in questi anni ci dimostra esattamente il contrario, e quello che vogliamo arrivare a dire, lo vogliamo fare proprio in occasione del bilancio, è che i servizi pubblici debbono necessariamente rimanere pubblici, e che quindi sui servizi pubblici e anche sulle municipalizzate vada fatto un intervento di potenziamento importante, perché è nell'interesse della città, quindi una battaglia forte a fianco ai lavoratori che hanno bisogno di essere, hanno il diritto di essere rappresentati, e questa è la ragione fondativa per cui esiste una sinistra in questo paese, che se vuole, come dire, se vuole crescere, questo deve avere come elemento, come stella polare su cui orientarsi. La qualità dei servizi da fornire, perché nella vita di ogni cittadino e soprattutto di ogni lavoratore la qualità del servizio pubblico è fondamentale, fa la differenza tra una vita dignitosa e una vita che è dignitosa non è, e complessivamente al valore della città. Quindi noi crediamo che un ragionamento forte sulle municipalità, in questo caso sulle partecipate, sia un tema da cui partire in maniera forte ed efficace sul valore del lavoro, ma anche sul tema del bilancio, perché come evidentemente è stato detto in maniera chiara qui, il bilancio non è qualcosa d'astratto, ma sta nelle scelte fondamentali della qualità della vita e della visione di città che vogliamo proporre.